Ciao ragazzi, volevo farvi questo breve video per farvi vedere questi miei personaggi che ci tenevo tantissimo a prenderli. Sono i personaggi Lego della Looney Tunes. Ora poi ve li faccio vedere uno alla volta. Intanto vi faccio una scarrellata. Sono veramente belli. È Lego compatibile, non originale, eh? Però sono veramente belli. C'erano questi, li ho presi tutti. Non vi posso dire dove, perché è un privato, però, cioè, nel senso che tanto non serve a niente, però li ho presi tutti. Questo pezzo qua va attaccato qua sotto per far vedere che lui fa la, diciamo, quando corre, che gira intorno, fa la piroetta e corre velocissimo. Fa quella specie di tornado. Veramente, ragazzi, sono veramente carini. Ora li metterò in una vetrinetta, quella che ho fatto il video, per mettere i personaggi Lego, e perché sennò polvere col tempo li rovina e sono stupendi. Allora, adesso vi faccio vedere uno a uno. Partiamo da Porky. Come potete vedere, è stupendo. Poi, chi prendiamo? Prendiamo lei. Petunia Pig. Li sto leggendo i nomi perché non me li ricordo tutti, eh. Ora Daffy Duck, Bugs Bunny, Silvestro, quelli lì sì, ma questa che si chiama Petunia Pig, francamente non me lo ricordavo. L'ho vista nei cartoni animati, si vede poco, però non credo che sia la fidanzata di Porky. Vabbè, il diavoletto della Tasmania. Con la torta alla coscia di pollo. L'alieno che non mi ricordo come si chiama. Forse alieno e basta, non lo so, non me lo ricordo. Beh, poi il grande mitico Daffy Duck. Che è tra i miei personaggi preferiti. Ah, poi abbiamo Speedy Gonzales. Guardate, questo lo lascio con tutta la base, così c'è il formaggio. Ora qui abbiamo Bip Bip. Col mangime nella ciotola. Poi non poteva mancare ovviamente Willy il coyote.
Lei, che non mi ricordo come si chiama, ora lo leggo. Ah, si chiama Lolla Bunny, non lo sapevo. Quindi credo che sia più una parente di Bugs Bunny e non la fidanzata. Il suo pallone da pallavolo. Ora, cioè, vabbè, non poteva mancare che Bugs Bunny con la carota. Loro sono carini, però francamente ve lo avvicino un po' laterale. Hanno un po' il musino un po' schiacciato, secondo me. Potevano fare un po' più. Sono più bellini gli altri. Beh, gatto Silvestro. Silvestro. Che secondo me è stupendo, anche lui uno tra i miei personaggi dopo Daffy, tra i miei preferiti. Non riesco a metterlo a fuoco, eccolo qua. Che cerca di colpire Titti con la sua mazza. Non ci riesce mai. E ora l'ultimo Titti. Mi è sembrato di vedere un gatto. Che io francamente ho sempre pensato che Titti fosse una femminuccia, invece era un maschio. Così ho letto, se non sbaglio. Ragazzi, niente, il video finisce qui. Vi faccio velocemente rivedere tutti i personaggi. Che dire, sono molto, 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 molto carini. E da collezione, io mi piacciono, sono i cartoni animati della mia infanzia, quindi che vi devo dire? Niente. Ciao e alla prossima.